Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio. Care sorelle, cari fratelli, care ascoltatrici e ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, benvenuti al culto evangelico. Ci raccogliamo insieme alla presenza del Signore. Il Signore Dio ci ama e ci chiama a servirlo con gioia. Suo Figlio Gesù, nostro Redentore, è il vivente. Egli viene per salvarci. Lo Spirito Santo, che si muove liberamente in mezzo a noi, ce ne dà la certezza, perché il nostro cuore si rallegri e il nostro volto si illumini. Amen. Dal Salmo 145 leggiamo i primi 10 versetti. Io ti esalterò, mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande, è degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le sue opere ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Preghiamo. Signore, che sei per noi come una madre e un padre amorevole, ti ringraziamo perché ci accogli nella tua bontà. Per noi questa è una possibilità meravigliosa, perché possiamo stare in tua presenza, ascoltarti e parlare con te. Tu hai sempre una buona parola da farci udire, affinché la nostra vita non si smarrisca, ma possa proseguire lungo un sentiero della salvezza. In questo nostro culto vogliamo ricordare le tue meraviglie e raccontare la tua giustizia per questo mondo, il tuo progetto di redenzione che hai compiuto in Gesù Cristo. In Lui noi abbiamo ricevuto una vita nuova e siamo accolti come tue figlie e figli. Per questo noi vogliamo innalzare le nostre lodi a te e celebrare il tuo nome nella gioia e nella riconoscenza. Amen. Siamo grati a te, Signor, col cuore e con gli accenti, divin benefattor di tutte le tue genti, fin dal materno sen, con provvidenza virtù, largito ogni or c'hai tu, gli innumeri tuoi ben. O Padre di bontà, ai figli che hai chiamato, santità,
siano consacrati, li guidi la tua man in ogni lor sentier del tuo voler sovran, zelanti messaggi. Prima di ascoltare la lettura della parola del Signore, ci raccogliamo in preghiera. O Dio, apri i nostri cuori e le nostre menti con la potenza del tuo Santo Spirito, così che, mentre leggiamo le Scritture e proclamiamo la tua parola, possiamo dire ciò che tu vuoi dirci oggi. Amen. Il brano della predicazione di questa domenica è tratto dalla lettera ai Galati, al capitolo 2, i versetti da 16 a 21. Sappiamo che l'essere umano non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della sua parola. Amen. Care sorelle, cari fratelli in Cristo, questi pochi versetti della lettera ai Galati, letti oggi a distanza di 2000 anni, ci sembrano incomprensibili, anche se contengono il cuore dell'Evangelo. Certo, l'Apostolo Paolo non solo scriveva 2000 anni fa, ma si rivolgeva anche a degli interlocutori, a delle interlocutrici che noi non conosciamo e in un contesto culturale che ci è molto lontano. Eppure la cosa che balza almeno ai nostri occhi è che la parola Cristo viene ripetuta ben 8 volte, segno che lui è al centro dei pensieri dell'Apostolo e quindi deve essere anche al centro della nostra attenzione. Anche io, dicevo prima, care sorelle e cari fratelli in Cristo, nel senso che Cristo è importante, centrale, non solo per la nostra vita personale, ma anche per le nostre relazioni. Cerchiamo dunque di comprendere questo testo a partire dalla persona di Cristo e dalla sua opera di salvezza per noi. Chiariamo solo il contesto a cui fa riferimento Paolo. Alcuni e alcune credenti delle chiese della Galazia erano convinti che il giudizio favorevole di Dio
si potesse ottenere semplicemente mettendo in pratica le prescrizioni della legge che Mosè aveva ricevuto da Dio sul Sinai. Una su tutte è quella che prevedeva la circoncisione come segno di identità e di appartenenza al popolo di Dio. Questo atteggiamento Paolo lo chiama opere della legge. Cos'è che non va? Che se così fosse, si annullerebbe il ruolo di Cristo, che sappiamo essere la nostra salvezza. Quindi, per respingere, per contrastare questa falsa credenza, Paolo mette al centro Cristo. Egli dice: Cristo è la vostra identità, Cristo è la vostra appartenenza a Dio. Quindi Cristo è anche la nostra identità. Per capire questa prima affermazione dobbiamo ricordare il nostro battesimo, sorelle e fratelli. A partire dal battesimo ci viene infatti svelata una nuova identità che corrisponde a quella di Gesù Cristo. Scopriamo che Cristo è radicato nella nostra vita e che questo non è avvenuto una sola volta, ma che avviene di continuo. Morire con Cristo è una descrizione di quel che significa vivere di Cristo e per Cristo, a cui i credenti, le credenti, sono innestati. Perdere la propria identità per acquisirne una nuova, quella dei figli e delle figlie di Dio. Infatti, dice l'Apostolo Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma come la mettiamo col fatto che rimaniamo comunque pieni di contraddizioni e che sperimentiamo di continuo errori e fallimenti? La domanda è la stessa. Se siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo, afferma perentorio Paolo. Il problema del peccato, dice l'Apostolo, non sta nel trasgredire la legge, ma nel rifiutare Cristo e il significato salvifico della sua morte sulla croce. Anche se siamo peccatori e peccatrici, noi siamo giustificati in Cristo. La salvezza sta in Lui, non nella nostra capacità di non peccare. Anzi, qui sta il cuore del peccato. Per questo possiamo dire anche noi: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. È come essere portati da Lui in persona, come avere un amico che porta per noi il nostro carico pesante. In questo senso dobbiamo intendere la nostra fede in Lui. E qui veniamo alla seconda affermazione che emerge dalle parole dell'Apostolo. Cristo è la nostra giustizia. Il tema della giustificazione in Paolo non ha tanto a che vedere con il problema della colpa personale davanti a Dio, come era stato per il riformatore Lutero. Piuttosto emerge dalla sua riflessione relativa alla difesa dell'entrata dei pagani nella Chiesa cristiana. Lì si andava in crisi perché non c'era una vera accoglienza tra circoncisi e incirconcisi. Così come anche noi oggi andiamo in crisi perché facciamo fatica ad accoglierci tra le diverse generazioni o tra le diverse culture o ancora tra le diverse spiritualità. Si trattava allora come ora di fare posto ai pagani all'interno della Chiesa. Come è possibile dunque essere una Chiesa aperta in cui ciascuno, ciascuna, pur nella differenza, può trovare il suo posto? Paolo ci dice: guardando a Cristo. Ovvero la nostra appartenenza alla Chiesa di Cristo
La nostra comunione tra fratelli e sorelle non è merito nostro o non dipende tanto dalle nostre capacità o dalla nostra appartenenza a una storia comune, come possono essere questi 850 anni di storia valdese. Per dirla con Paolo, noi non siamo salvati per opere, cioè non per quello che facciamo, che siamo o che pensiamo. Noi siamo salvati invece per la fede di Gesù, secondo una lettura fedele del testo, cioè per la sua fedeltà incondizionata alla volontà divina, per la sua obbedienza fino alla morte, pure davanti all'abbandono da parte di Dio. La sua fedeltà ha come risultato la nostra giustificazione, la nostra giustizia. In questa doppia prospettiva, che siamo accolti presso Dio e che abbiamo pace gli uni verso gli altri e le altre. Tutto ciò è un dono di Dio, è il frutto della sua grazia, se giudeo-cristiani e pagani possono vivere nella stessa Chiesa e rendere lode insieme al loro Dio. Questo devono capire in fondo i Galati e questo forse, sorelle e fratelli, dovrebbero capirlo i popoli che oggi si fronteggiano come nemici, dimenticando invece di essere fratelli e sorelle in Cristo. E scopriamo quindi l'ultima affermazione dell'Apostolo contenuta implicitamente nelle sue parole. Cristo è il senso della vita. Qual è il senso della nostra vita? Ce lo siamo chiesti dall'inizio della storia umana e continuiamo a chiedercelo ancora oggi, con tante risposte diverse o senza alcuna risposta. Per Paolo, invece, la risposta è una e semplice. Il senso della nostra vita sta nel fatto che Dio ci ama. E ci ama a tal punto che ha dato il suo unico figlio affinché noi vivessimo. Dire che Dio ci ama non è un'affermazione banale. Non lo è se pensiamo a chi rischia la propria vita sotto i colpi delle bombe o a chi conduce una vita precaria, né lo è per chi lascia la propria casa e la propria famiglia e raggiunge lidi, territori lontani e più promettenti. L'amore di Dio è il contenuto stesso della nostra predicazione, della nostra cura d'anime, della nostra diaconia. E per l'amore di Dio, se possiamo chiamarci fratelli e sorelle, e lo possiamo fare con chiunque, anche con chi non è membro delle nostre chiese, con chi addirittura non crede ancora in Cristo. L'amore ha infatti un valore di riconoscimento. Ti amo per quello che sei. Ti riconosco per quello che sei. Ti perdono per quella che sei. Cos'è che dà senso alla nostra vita se non l'essere riconosciuti come soggetti degni a cui si può accordare una fiducia incondizionata? Proviamo a dirlo allo scoraggiato, al depresso, alla vittima di violenza, alla perseguitata, all'affamato di giustizia, e vedremo quale potenza ha questo annuncio. Proviamo a dirlo ad una società in crisi che non riesce a far quadrare i conti perché per secoli ha sperimentato ingiustizia e sfruttamento indiscriminato. Proviamo a dirlo ai nostri figli, alle nostre figlie che crescono in un mondo di precariato dal futuro incerto.
Quando noi annunciamo l'amore di Dio, noi predichiamo Cristo. Quando noi annunciamo l'amore di Dio, noi scopriamo il senso della vita. Amen. Cantiamo, cantiamo a Dio, la gioia inondi il cuore, la grazia del Signore ai poveri abbondò, il mansueto, il pio, dal ciel per l'uomo discese, portò le nostre offese e pace amor recò. Per sempre gli cancella la legge della morte. Oh, qual gioiosa sorte, Iddio ci perdonò. Gesù per noi suggella un vincolo d'amore, ed ogni nostro errore il peso sopportò. O santo immenso amore che nasci dalla fede, che ti possiede potrà sperar di più, che mai potremo offrire in cambio di quel dono. Cantiamo in lieto suono, cantiamo la sua virtù. Ci raccogliamo adesso nella preghiera di intercessione con le parole di una preghiera contenute in questo libro della Sevà. Signore e Dio nostro, siamo legati gli uni agli altri, le une alle altre. Dacci questa consapevolezza. Siamo chiamati a condividere dolore e speranza di chi è nell'agio e in buona salute e di chi è ammalato o ha perso tutto. Insegnaci a entrare in solidarietà con chi fugge dalle guerre e dalla morte e cerca dignità e vita in questo nostro vecchio ed egoista continente. Rendici solidali nella speranza, nell'umiltà, nella concretezza, e non soltanto nelle affermazioni di principio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, colui che ha saputo essere solidale fino in fondo con l'essere umano abbandonato e disprezzato, e che ci ha insegnato a pregarti dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gloria a Dio nel cielo.
Concludiamo il nostro culto ricevendo la benedizione del Signore. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Marcello Salvaggio.